Per chi non conoscesse il significato di FOMO, significa Fear of Missing Out. Questo acronimo, che io preferisco chiamare forma d'ansia sociale, in poche parole significa paura di essere tagliati fuori. In questo caso, fuori dal mercato. Eh già, come avrete visto, in queste ultime settimane il mercato, soprattutto delle criptovalute, è molto infuocato. Grazie anche al nostro caro Elon Musk, che invece di pensare a Tesla sta un po' ribaltando la situazione dell'intero mercato, sempre più persone si stanno approcciando a questo mondo senza conoscerne il reale potenziale e anche il reale rischio, purtroppo. Voglio fare questo video per cercare di fare chiarezza e essere trasparente e farvi vedere come funziona il tutto, in modo che anche voi potete fare la vostra scelta nel caso in cui vogliate approcciarvi a questo mondo. So che avrete letto dal titolo Pump and Dump, ma ci arriviamo tra qualche secondo. Prima di arrivare lì, devo spiegarvi un attimo il fenomeno come avviene. Al contrario di quanto si pensa, il fenomeno della FOMO e del Pump and Dump nasce nel 1870, quindi non è proprio freschissimo. Dopo la corsa all'oro in California, che ha segnato la storia americana dall'interesse mondiale, due truffatori del Kentucky inventarono un piano per abbindolare dei finanzieri assetati di denaro, sfruttando appunto il fenomeno della FOMO. I nostri due bricconcelli inventarono una storia su un presunto campo di diamanti che era veramente promettente agli occhi degli investitori. Questo campo di diamanti, che sorgeva nell'ovest del Kentucky, era solo per alcune persone, come dicevano i nostri due truffatori. Creando questo senso di urgenza, la FOMO aumentava, quindi la paura di essere tagliati fuori da quell'unica possibilità ha fatto sì che molti investitori si buttassero a capofitto. Ma non solo gli investitori incalliti, anche le altre persone hanno buttato palate e milionate di dollari. L'arricchirsi rapidamente faceva gola già all'epoca, ma le cose oggi non sono cambiate, anzi sono forse più facili, e appunto perché sono più facili bisogna stare un attimo più in guardia. Storie come queste ne avrete sentite a centinaia, e se guardiamo in libri, testi, ce ne sono veramente tante. Basti pensare a qualche mese fa alle azioni di GameStop. Per chi le conosce, immagino che sappia di cosa sto parlando. Quel fenomeno ha scatenato veramente un inferno o un paradiso per i pochi che hanno approfittato della situazione, che poi pochi proprio non sono. Questa nuova generazione di investitori, altrettanto, passatemi il termine, disperata di fare denaro in poco tempo, ha portato anche grandi novità all'interno della finanza d'oggi. Ma ora veniamo al nostro punto principale di questo video, il pump and dump. Che cos'è nello specifico? Avete presente quelle azioni o quelle criptovalute che escono un po' dal nulla e poi non se ne sente più parlare? Magari per una settimana cominciate a vedere sui canali YouTube o su qualche testata giornalistica, piuttosto che qualche blog che se ne parla moltissimo, ad esempio Shiba Inu, Dogecoin, potrei citarvene anche molte altre, ma queste sono sicuro che le avrete già sentite. Ecco, questi fenomeni sono appunto dei pump and dump. Perché? Perché sono azioni senza un valore dietro, o cripto senza nessun progetto reale dietro, o comunque sono ancora poco mature. Voglio essere molto trasparente con voi, quindi vi voglio spiegare proprio il dietro le quinte di cosa succede all'interno del mercato. Il pump and dump si divide in tre fasi. La fase 1 è quella di markup. Ricordate bene che ogni fase del pump and dump è molto impegnativa, ma la fase 1 è davvero complicata. Chi escogita questo tipo di operazione ha bisogno di un intero piano di attacco, passatemi il termine, per cercare di manipolare il mercato e aumentare l'entusiasmo dei potenziali clienti barra investitori. Lo schema può essere semplice, come pubblicare qualche post, fino al creare news fake per cercare di pompare il mercato ad acquistare quell'azione o quella cripto, fino a schemi molto molto più elaborati che richiedono interi team dietro che ci lavorano e quindi diventano veri e propri progetti a scopo di lucro. L'obiettivo del markup è quello di ottenere il maggior numero di investitori pubblici, pesantemente investiti nel minor tempo possibile. Nel markup c'è una breve fase che non è proprio una fase, ma viene chiamata anche condensazione, dove si cerca di fare pompare il prezzo nell'apice,
Poi vi farò vedere bene uno schema che ho creato appositamente, quindi rimanete fino alla fine del video. Poi avviene la fase 2, quella di distribuzione. Questa apparentemente sembra breve e semplice, ma non è così. Richiede anche una certa abilità. Questi investitori fraudolenti cercano di vendere la propria quota o le proprie azioni senza creare uno shock all'interno del mercato, quindi devono organizzarsi. Se infatti vendessero tutti nello stesso momento, creerebbero uno shock che farebbe insospettire tutti gli altri investitori e quindi andrebbe in fumo il loro piano. All'interno di questi gruppi a volte si creano vere e proprie transazioni sincronizzate, come in 007, quando sono lì con l'orologio e aspettano che scoppia la bomba. Molto spesso questo avviene in un gap mattutino, tradotto quando tu stai per andare a letto convinto che il giorno dopo diventerai milionario, purtroppo al tuo risveglio ti ritroverai un bel portafoglio in rosso. Perché? Perché durante la notte c'è stato un bel dump. In base a quante persone ci stanno dietro e a quanta capitalizzazione di mercato si crea, queste operazioni possono durare alcuni giorni, alcune settimane, alcuni mesi o anche 30, 40, 60 secondi, come vi farò vedere in qualche video fra un po'. Poi c'è la fase 3, ovvero quella di crash. Stavo cercando di capire come spiegarvela, ma mi viene in mente solo questo. Scherzi a parte, questo non è altro che la fase di vendita. Lo stock dell'azione o la cripto cade come una bomba. E qui il panico inizia ad affondare tutti i poveri investitori che non credono nei loro occhi perché non sanno cosa sta succedendo. C'è il panico totale e quindi c'è chi compra e chi vende, chi compra e chi vende. Ma quelli che hanno realmente fatto grossi profitti sono quelli che erano entrati quando il prezzo era veramente basso e che hanno già venduto da un bel po'. Bene, come vi avevo promesso, vi ho lasciato qui alla fine del video un piccolo schema riassuntivo a livello grafico in modo che capiate bene come funziona. Nella fase iniziale, come vediamo qui, il mercato cresce e viene pompato in alto per far sì che il mercato cresca a dismisura. Quindi magari in questa fase anche gli investitori al dettaglio cominciano ad acquistare e l'azione continua a salire. Qui abbiamo la fase 2, quella di distribuzione, dove tutti sincronizzano la vendita in maniera lieve, è solo l'inizio, per non creare lo shock di mercato. Poi avviene la parte più bella, ovvero fase 3, quella di crash, dove avviene tutta la liquidazione in un solo momento e quindi qui si crea il panico totale fino ad arrivare al fondo. Bene, spero che questo video vi sia stato utile per chiarire un po' le idee. Mi raccomando, lascia un bel mi piace e iscriviti al canale attivando la notifica tramite la campanellina che trovi qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!